La scelta di questa asset allocation non è stata assolutamente casuale ed ha portato risultati che sono assolutamente entusiasmanti. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video speciale, un video magnifico, il video della ripartizione del mio portafoglio, di che cosa ho fatto nell'anno 2023, quali sono stati i risultati che ho messo in cantiere, ma non lato cripto, bensì lato old investment, cioè quelli che sono gli investimenti nella economia classica, negli strumenti di allocazione classica che utilizziamo sempre. Porto questo video dopo qualche annetto, ragazzi, perché negli ultimi 2 anni, mi pare un anno, non l'avevo portato avanti e adesso, diciamo, lo rimetto in atto e vorrei anche sapere la vostra opinione. Se vi piacciono questo tipo di video, e vi dico tra un poco anche l'obiettivo di questo tipo di video, fatemelo sapere all'interno dei commenti, lasciandomi ovviamente mi piace per questi video, ma soprattutto scrivendomi se lo avete apprezzato o meno nei commenti di questo video. Oggi andremo quindi a fare una carrellata delle mie strategie, quello che sono andato a fare nell'anno 2023 nell'ambito del mio portafoglio old economy, noi lo definiamo così, quindi l'economia classica, l'utilizzo di strumenti come stocks, obbligazioni e ETF, eccetera. E all'interno di questo portafoglio vorrei ragionare con voi su una scelta, su una serie di scelte, e dimostrarvi anche in maniera chiara come effettivamente, andando ad agire su alcune cosette, si può creare un ottimo rendimento anche nei mercati classici, e anche il perché di alcune mie scelte, che sono un investitore cripto, voi lo sapete bene, e perché nel mondo classico ho destinato una parte dei miei investimenti solo ad alcune categorie piuttosto che ad altre, proprio perché si mesciappano, facciamo così, si mescolano meglio con gli investimenti cripto, e soprattutto alcune logiche decisionali che si basano strettamente sulla gestione del rischio, ragazzi. L'obiettivo quindi di questo video è di tipo formativo, informativo, non è di tipo rappresentativo per farvi copiare quello che c'è dietro. Ovviamente non saranno in nessun modo consigli finanziari, ho fatto anche le slide, adesso lì andremo a vedere, ma vi darò una serie di tips importanti per comprendere, primo, che il mondo classico, old economy, non dovete in nessun modo lasciarlo fare all-in sul mercato cripto. Io ancora non la penso così e non penso che sia giusto, per un principio anche di diversificazione, anzi sarebbe strettamente rischioso, molto rischioso. Al di là anche dei patrimoni molto piccoli, dovrebbero essere in ogni caso differenziati per una questione logica e soprattutto formativa. Poi l'altra questione è legata a come utilizzare il mondo classico se siete anche investitori delle cripto, perché può venirvi incontro stabilizzando il portafoglio, diminuendo la volatilità del settore criptovalute e dandovi un grande contributo a quella che è la stabilizzazione dell'equity curve del vostro portafoglio di investimento complessivo, che è poi la parte migliore. Ma bando alle ciance, io direi di iniziare subito con questo super video e vi porto la prima slide con me. Allora, ragazzi, intanto portafoglio 2023, i rendimenti, analizzeremo i rendimenti e anche la ripartizione all'interno di tutti gli asset finanziari che sono andato ad utilizzare nell'anno 2023. I valori e l'asset allocation presentata non costituisce in nessun modo sollecitazione al risparmio o all'investimento. Tutti questi dati saranno presentati solo a scopo informativo e formativo. A tal proposito, appunto, non verranno mostrati gli strumenti utilizzati, ma solo le classi di prodotto. È ovvio che non serve presentarvi alcuni strumenti, ragazzi, perché semplicemente ve li dico a voce intanto e poi vi renderete conto, diciamo, da soli che in effetti alcuni sono strumenti abbastanza
semplici da comprendere quali ho utilizzato, ok? Però in ogni caso lo faccio anche perché in questo modo non potete copiare, e tra le altre cose sbagliatissimo farlo perché questi tipi di investimenti si sposano solo con la mia situazione personale e anche il mio excursus di vita, essendo io un investitore cripto, un vecchio miner di criptovalute, avendo tante esposizioni sul mercato delle cripto, troppe forse potremmo dire, allora ho deciso di fare questo tipo di asset allocation nel mercato hold. Analizzeremo gli investimenti effettuati solo in ambito hold economy, quindi non sono presenti in questo video i rendimenti generati dagli investimenti delle cripto, ma se vi piace questa roba, scritto commento anche in questo caso, mi lasciate il commento ragazzi, magari aggiungo anche quello che ho fatto lato cripto, che sarebbe molto interessante perché più di natura trading lì, più di natura tecnica rispetto a questo, che in realtà a dire la verità ragazzi non è che non sia tecnico, è che più un tipo di portafoglio che è stato gestito con delle logiche diverse, ma ci sono comunque delle tecniche importanti dietro. Ripartizione, la mia personale ripartizione nel settore classical economy, quindi old economy e crypto, è di circa 40-60. Ora, non smostratevi la faccia con le questioni di ma sei un pazzo schizzato di testa. Allora, vi ripeto, questo tipo di gestione e divisione di un asset di portafoglio è folle per tutti quanti, quindi non dovete in nessun caso copiarla, ma nel mio caso arriva da una serie di questioni personali, perché io ero un vecchio miner di cripto, ragazzi, quindi questo tipo di partizione non è in nessun modo da emulare perché è frutto della mia attività personale, e quindi in questo caso è ovvio che, essendo che gli investimenti in ambito cripto quest'anno hanno performato tantissimo e quelli hold hanno performato molto bene ma non minimamente correlati, diciamo, alle performance lato cripto, è ovvio che mi trovo anche uno sbilanciamento di portafoglio. Tra le altre cose, tanti anni fa era ancora più sbilanciato questa struttura, perciò ragazzi io personalmente sto ribilanciando il lato old economy, cioè spesso faccio dei cash out per ribilanciare il lato old economy in quanto sono troppo esposto sul mercato delle criptovalute, ma questo è frutto di quello che faccio io personalmente, della mia vita personale dai vecchio miners eccetera, e dal fatto che ovviamente i rendimenti delle cripto sono stati molto più alti rispetto a quello dell'economia classica e quindi mi sbilanciano il portafoglio complessivo. Questo lo capite anche per questo motivo che non voglio in nessun caso passare l'idea che questo format di asset allocation sia normale. Non è normale. Poi vi dirò ancora di più quando faremo magari il video sulla ripartizione delle cripto. Tutti gli asset gestiti dalle cripto, nel mio caso, a parte un pezzettino, sono tutti delegati a delle macchine, a dei sistemi automatizzati, e quindi non agisco io con le mani. Questo significa che il mio livello di protezione dal rischio è elevatissimo, molto più elevato di chiunque non abbia a disposizione questi mezzi, e questo è anche significativo del fatto che magari mi posso permettere un rischio maggiore. Tutto qui, però era giusto per spiegarvi questa cosa, altrimenti boom, storce il naso e dici ma che hai fatto, ed è giusto, assolutamente così. Allora, come ho gestito il portafoglio invece Old Economy 2023, ripartizione del rischio, l'old sarà destinato alle rendite e agli investimenti prudenziali, mentre il mercato cripto io lo utilizzo per investimenti speculativi. Quindi ragazzi, avendo già un lato cripto estremamente importante, molto spinto da un punto di vista speculativo, perché andare a replicare speculazione ulteriore nell'ambito classical economy, quindi con il mio portafoglio classico? Questo sarebbe stato da pazzi. Quindi anche in questo caso, se siete investitori cripto, ricordatevi che per quanto sia bello ragionare sugli ETF azionari, le stocks eccetera, state replicando volatilità su volatilità, perché se siete molto esposti lato cripto, a quel punto avrete la volatilità del settore delle cripto mischiata alla volatilità del settore azionario o commodity classico. Questo potrebbe essere un errore importante e io personalmente vi sconsiglio di fare questa cosa, perché gli investitori tradizionali possono anche decidere magari di allocare molto sul lato rischio azionario, ma gli investitori cripto questo secondo me non dovrebbero farlo, o meglio dovrebbero farlo in maniera molto oculata, perché il settore delle cripto ha una volatilità
intrinseca molto alta, molto più alta anche di quello azionario. Quindi andare a replicare volatilità su volatilità vi espone alla veramente, diciamo, a rischi enormi su cigni neri, su cose che possono capitare. Quindi secondo me, da buona regola del padre di famiglia, è l'investitore cripto dovrebbe bilanciare molto di più gli investimenti hold nella economia classica e utilizzarli appunto per stabilizzare la volatilità del settore delle cripto. È quello che io ho fatto. Infatti ho destinato il mio patrimonio hold a creare rendite e a creare investimenti prudenziali che avessero lo scopo di bilanciare la volatilità dell'ambito delle cripto, non di farla esplodere. Quindi questo concetto qui significava per me scegliere investimenti che avessero due caratteristiche: primo, rischio basso e volatilità bassa; punto numero due, tempo speso mio sulla scelta degli investimenti e sul seguire quegli investimenti molto basso. Non pensate che il tempo sia una variabile da poco, ragazzi, perché stare ad analizzare bilanci, a guardare i grafici, ad analizzare tutte le cose dalla mattina alla sera è un tempo enorme, un costo enorme. Deve valere la pena di spendere questo costo. E dal mio punto di vista, nel settore classico, io volevo un investimento che mi bilanciasse quello cripto e che quindi mi facesse spendere meno tempo possibile anche ad analizzare quegli strumenti, perché io poi analizzo quelli delle cripto che invece mi danno un alto rendimento in termini speculativi. Quindi ovviamente spingo il mio tempo, il mio bene più prezioso, verso ciò che mi genera una un'alfa molto più alto, un age più alto, che è poi quello del settore delle cripto. Perciò ho scelto di creare questo tipo di logiche. Tecniche utilizzate: non ho fatto il passive investor, cioè non ho delegato tutto a determinati investimenti passivi, bensì ho utilizzato tre tecniche di strategia che sono adatte a questo tipo di portafoglio: il rotational strategy, la DCA e poi la momentum strategy. Tutte queste sono state tutte e tre strategie utilizzate. La DCA l'ho utilizzata per alcuni ETF, la rotational strategy l'ho utilizzata per decidere quando switchare buona parte del capitale dalla liquidità, che adesso vi mostrerò che molto di quel capitale, di questo capitale, è liquido. E lo so, alcuni di voi diranno: ma sei ancora pazzo, io sono liquido da anni, ragazzi, sul mercato classico, per diversi motivi. In parte sono riuscito a rientrare quest'anno, perché ovviamente non mi fido delle bolle dei mercati classici, molto di meno di quello delle cripto, e quindi per tanti motivi ero molto liquido. Quindi ho utilizzato la rotational strategy per decidere quando switchare su alcuni strumenti che vi dirò ora, e la momentum strategy per decidere il timing d'ingresso su alcuni strumenti che, per quanto siano strumenti a capitali garantiti, il timing è stato importante, fondamentale, e lo vedrete nei dati proprio dimostrato. È stata fatta quindi una gestione attiva, ma con pochissime operazioni di trading, solo quelle strettamente necessarie, perché non volevo spendere tanto tempo appunto a fare grafici, analisi su queste cose. Allora iniziamo con il primo grafico della ripartizione degli strumenti utilizzati. Questo è un grafico, sono tutti grafici qualitativi, non sono andato nel dettaglio in termini del virgola 1, virgola 2, perché non ha nessun senso, e soprattutto la logica di fondo dovete comprendere, che è quello che invece è il senso del video. In questo momento, come vi dicevo, io sono allocato il 50% dei miei asset old economy è sull'obbligazionario, il 10 sull'azionario, il 40 è fuori in attesa di entrare, perché non trovo le condizioni giuste per quello che riguarda la mia personale il mio personale obiettivo, che sono quelli che vi ho detto: stabilizzare il lato cripto, non fare speculazione, va bene. Sto aspettando alcune cosette che vadano ad agganciarsi, e soprattutto l'anno 2024 penso sarà essenziale per comprendere se il mercato mi darà
spazio ad una strategia come a scacchi, per cui io attraverso quella strategia riuscirò in 3 anni a sistemare tutto quello che devo fare per i prossimi 15 anni. Allora, la liquidità è ancora fuori, ma queste sono state le ripartizioni sostanzialmente divise. Poi, per singoli investimenti, se andiamo a togliere la liquidità, quindi eliminando la liquidità, l'84% è tutto in obbligazioni, il 16% è in azionario. Questo è anche la riprova dei video che vi avevo fatto tempo fa sulle scelte delle obbligazioni, su dove investire, sui BTP. Vi ho fatto una serie di classifiche e anche un corso su come si gestiscono i titoli obbligazionari, eccetera. E quello che vi ho detto lì io ho fatto, ragazzi, ho applicato anche delle strategie. Allora, ripetizione è stata strutturata in questo modo. Andiamo a vedere come ho diviso quel piccolo 16% azionario, come è stato diviso, ragazzi. Se il 63%, quindi una buona parte, più della metà, sono ETF di natura azionaria, il 21% sono dei REITs, che sono degli investimenti di natura immobiliare, tipo fondi immobiliari, americani in questo caso, e il 16% sono singole stocks. In alcuni casi su queste stocks qui alcune erano già presenti, quindi li ho lasciati. In particolar modo le strategie utilizzate in questo caso sono state la strategia DCA per creare il 63% di posizionamento sugli ETF, strutturata per tutto l'anno 2023. Poi su REITs è stata invece strutturata una strategia di momentum. Io sono entrato in determinati momenti di prezzi bassi quando andavano down per entrare su questo investimento, e sono in fase anche di accumulo, penso che lo aumenterò tra le altre cose. E le stocks sono state invece acquistate anche queste attraverso logiche di momentum, e quindi utilizzando in pratica l'analisi ciclica e tecnica per decidere dei momenti adeguati dove entrare. Non ho fatto particolare attenzione al punto di ingresso come se fossero strategie di trading, bensì mi interessava più un'area temporale, cioè magari le aree dove siamo andati a chiudere quelli che erano i cicli di Nasdaq, per esempio, li ho utilizzati tantissimo per poi posizionarmi su alcune singole azioni che ritenevo più forti dell'indice in questo caso. Ma in ogni caso, all'interno degli ETF qui presenti, ragazzi, ci sono ETF che ricalcano esattamente quello che fa il Nasdaq. Non ci sono ETF su S&P 500, sembra strano ma è così, perché io ho ritenuto opportuno utilizzare degli ETF che hanno una struttura di trading interna e che favoriscono alcune tipologie di stocks piuttosto che altre. Quindi non sono dei replicatori passivi al 100% degli indici, bensì di alcuni benchmark che riguardano per esempio azioni più qualitative, azioni che magari hanno anche piccoli trading system interni, quindi per esempio una inversione di trend sulle EMA, eccetera, sulle medie mobili, eccetera. Quindi ho prediletto un pochino anche ETF un po' più diversi, diciamo, dal solito, un po' più tecnici, ma la stragrande maggioranza lì è Nasdaq 100. C'è poi un ETF che era abbastanza consistente anche sulla farmaceutica, che infatti è quello che ha performato meno di tutti, che ha un po' leggermente abbassato il rendimento rispetto al Nasdaq in generale e rendimenti appunto del Nasdaq. Per quanto riguarda la struttura invece della parte obbligazionaria, è quasi tutta dentro i bond americani, quindi tutti i treasury bond e hanno in questo caso io la liquidità che vi ho mostrato prima è anche posizionata sui treasury bond, ma su quelli a scadenza molto breve, 3 mesi/12 mesi, quelli lì insomma a scadenza breve. Perché, ragazzi? Perché quelli io li considero liquidità, poi io la metto sempre a rendita, però è liquidità. Mentre invece in questo caso sono proprio investimenti, tant'è vero che sono bond a duration molto lunga, cioè
tra i 20 anni e i 30 anni, quindi sono molto lunghi, e mi premeva fare questo concetto perché la scelta del bond americano è stata fatta a causa della rotational strategy, cioè dove io ho deciso di ruotare una parte di quelli che erano gli investimenti monetari, in pratica bond a scadenza di pochi mesi, li ho ruotati a bond di duration lunga, quando da settembre-ottobre del 2023 tutti questi investimenti hanno performato molto bene in pochissimi mesi, perché avevamo raggiunto l'apice in pratica del tasso di inflazione. Per questo tipo di scelta ho utilizzato l'analisi macroeconomica, quello che vi ho portato ogni giorno sul canale, dove vi indicavo anche quando sarebbe stata il probabile apice del tasso di interesse degli Stati Uniti e della Federal Reserve. Utilizzando quelle informazioni ho deciso di posizionarmi su dei bond a lunga duration, rischiando tantissimo, che però potevo avere grande possibilità di gain, quindi di ritorno nel breve, molto veloce, ed è così che è stato effettivamente in questa fase. Non sono stati fatti per essere venduti quest'anno, ma per durare 2-3 anni circa questi tipi di investimenti, e potremmo vederne delle belle, perché ragazzi, finora quello che è stato fatto è stato frutto di pochi mesi e ancora non c'è un exit strategy da parte della Federal Reserve, ma se i tassi verranno effettivamente abbassati, il rendimento di questi titoli di Stato schizzerà alle stelle. Quindi è una attività poco volatile, sempre su obbligazioni, però ragazzi è comunque stata utilizzata una strategia altamente speculativa, non è un'obbligazione buttata lì a caso. Poi ci sono anche dei BTP italiani che erano anche lì, insomma ce li avevo, insomma ed erano lì per il 14%, anche questi hanno iniziato a performare bene. Vi faccio vedere il rendimento come è stato strutturato nel 2023. Allora, il rendimento per singolo settore complessivo, poi va ponderato ovviamente ragazzi in base ai pesi che vi ho fatto vedere qui, quindi l'azionario pesa per il 16% e l'obbligazionario pesa per l'84%, quindi allora vi ho diviso anche in azioni registrate ETF per darvi un quadro generale dei rendimenti che sono stati creati. Azioni 42% di rendimento circa, adesso li vediamo anche in tabella. ETF hanno reso il 22%, perché vi ripeto non ho scelto dei replicatori precisi solo di Nasdaq 100, anche perché le azioni sono quasi tutte di Nasdaq 100. Le obbligazioni hanno avuto un rendimento stellare per la tipologia di strumento del 12%, considerando anche il fatto che è stato creato in ottobre, novembre, dicembre e questo mese di gennaio. Stiamo parlando più o meno di quasi 4 mesi, quindi quel rendimento che vedete lì è un rendimento creato in quasi 4 mesi. E non c'è dentro la cedola, perché io il rendimento cedolare non l'ho ancora incassato, lo incasserò a febbraio, quindi non l'ho inserito, ma andrebbe inserito anche il rendimento cedolare delle obbligazioni. I REITs hanno reso molto bene il 24%, guardate come effettivamente le tecniche utilizzate di momentum strategy, quindi di trading, quindi le strategie sulla ciclica e sull'analisi tecnica, su REITs e sulle azioni hanno performato molto meglio della dollar cost average, quindi del piano d'accumulo sugli ETF. Tant'è vero che gli ETF hanno performato il 22%, nonostante ci sia una componente importante anche di Nasdaq 100 che ha performato molto di più, adesso lo vediamo col benchmark. Ma questo perché? Perché essendo stati fatti attraverso una dollar cost average, quindi un piano d'accumulo, io ho comprato sempre male, sostanzialmente è quello, ma ho bilanciato un po' queste cose con la parte tecnica, quindi la momentum strategy per rates e per azioni, dove sono andato a comprare appunto su livelli di minimo o più o meno zone di minimo. Andiamo a vedere la ripartizione del singoli rendimenti e poi il rendimento complessivo del portafoglio. Allora, gli ETF hanno guadagnato il 21,10%, le azioni il 41,36%, i REITs il 23,36% e le obbligazioni l'11,84%, più o meno poi i numeri di prima che vi ho fatto vedere. Il totale ponderato, perché dobbiamo fare la ponderazione ragazzi a questa livello qui, quindi noi dobbiamo ponderare 16% azionario e 84% obbligazionario, quindi anche se gli azionari
Nazionali ho inserito sia ETF, azioni e REITs, perché tutti questi sono azionari, ragazzi, non è che solo le azioni sono azionari, anche gli ETF che ho preso sono azionari e anche i REITs sono azionari, investimenti immobiliari in generale. Allora, ponderati in tutto, viene un rendimento complessivo del 13,68% per l'anno 2023, un rendimento che alcuni di voi potrebbero dire è basso perché non hanno compreso il concetto di fondo. Allora, le oscillazioni di un portafoglio di questo tipo e soprattutto il rendimento sono le oscillazioni sono basse, ragazzi, e mi serviva un rendimento del genere, una struttura fatta in questo modo che mi rendesse tranquillo il rendimento hold, appunto, da accostare al settore delle cripto. E soprattutto questo dato qui, cioè il dato essenziale della obbligazione, del rendimento obbligazionario, è stato fatto in 4 mesi, ragazzi, non in un anno, in 4 mesi. Questo alla fine dell'anno potrebbe essere, del prossimo anno potrebbe essere molto più alto, ma nell'anno 2023 non c'è stato mai un punto di ingresso obbligazionario adatto fino a ottobre del 2023. Questo è stato il problema, quindi per la strategia rotazionale sono stato liquido tutto l'anno 2023 e poi sono rientrato in questi tipi di investimenti. Ovviamente, se dovessi andare a considerare le cedole che sono in fase di maturazione per le obbligazioni più il rendimento monetario, cioè il deposito classico, avrei un rendimento maggiore, quindi il rendimento effettivo è più alto, ragazzi, ed è sicuramente intorno al 15-16%. Però non mi sembrava corretto inserirlo, perché? Perché il rendimento monetario, cioè del semplice deposito in bond di questi, insomma, a scadenza brevissima, per quanto sia un rendimento, non è un reale investimento, è come se io deposito in un pronti contro termine, una cosa del genere. Perciò non l'ho ritenuto gestione attiva, l'ho ritenuto un rendimento sul deposito del denaro, insomma, del dollaro, eccetera. Perciò sostanzialmente vi ho presentato dei dati che sono abbassati, lo so che sono uno dei pochi, però io faccio in questo modo, lo ritengo anche giusto perché questi sono frutto di scelte precise, tecniche di trading precise, che sono state quelle che vi ho indicato. Andiamo a fare poi un benchmark. Mi veniva difficile analizzare rispetto a un benchmark questi tipi di dati. Perché, ragazzi? Perché c'è un ibrido dentro, una specie di fondo bilanciato, direi così, di portafoglio bilanciato. Una parte è tutta obbligazionaria e una parte è tutta azionaria. Come facevo a creare un benchmark? L'ho creato io in maniera arbitraria per avere un punto di vista. Sono andato a utilizzare l'Hashare SP500, cioè il replicatore dell'SP500, l'anno 2023 ha fatto più 21,54, il Nasdaq ha fatto 49,07, quello invece legato ai treasury bond americani meno 0,74. Capite bene qual è il discorso, ragazzi. L'ETF sui treasury bond americani ha perso lo 0,74 attraverso la strategia di rotazione e quindi attendendo il momento giusto per ruotare i capitali sui titoli di Stato, ottobre appunto, quindi diciamo 2023, io sono riuscito a overperformare questa categoria che era quella che mi interessava, cioè la più importante, e questa strategia ve l'ho spiegata in un video che sono quelli legati alle obbligazioni che vi ho già fatto. Anzi, facciamo così, ve li metto, se siete ancora qui a seguirmi sulla mia testa, vi metto la playlist la metto in descrizione, così andatevi a vedere quei video lì, e ho utilizzato proprio quelle strategie che ho spiegato là. In questo caso, quindi, poi ho creato un benchmark ponderato, andando appunto a ponderare i rendimenti di Standard & Poor's e Nasdaq con una media classica, una media aritmetica, e poi ponderate al 16% perché è il livello azionario che io ho utilizzato, e poi invece l'84% è andato al Treasury Bond americano. In tutto ciò quindi vi esce fuori un benchmark ponderato del 10,76, la mia performance è stata superiore di un delta quasi del 3%, considerando che non ci sono i rendimenti, come vi dicevo, monetari, non c'è la cedola sui treasury bond americani che sarà maturata, ma è già maturata perché matura durante il corso del tempo e poi viene staccata in questo caso a febbraio,
neanche quella dei BTP italiani, non li ho inseriti. Questo delta è maggiore ancora, ragazzi, quindi sarà intorno al 5%. È un delta importantissimo perché, nonostante il mercato abbia performato in un certo modo e nonostante la parte azionaria poteva far meglio anche rispetto a quello che ho creato, perché ho fatto un piano d'accumulo e la cost average purtroppo ha una resa estremamente bassa rispetto ai diciamo singoli investimenti, soprattutto peggio ancora in anni dove i rendimenti sono alti. E quindi, siccome l'anno 2023 per Nasdaq, per intenderci, è stato più 49, quindi molto positivo, la dollar cost average peggiora questa performance. La dollar cost average, come tutti i piani d'accumulo e quel tipo di strategie, funzionano in mercati al ribasso, non mercati al rialzo, ragazzi. Quindi quando vi presentano anche i dati che vi fanno vedere wow, l'effetto wow della dollar cost average su un mercato che era crollato, siate un po' intelligenti e dite: ma va, perché hai scoperto l'acqua calda? Perché la dollar cost average funziona solo quando i mercati scendono e performa molto bene in quel momento, perché vi limita le perdite. Tutto qua, ragazzi, è un giochino matematico. Perciò io sono estremamente soddisfatto di questa performance e soprattutto estremamente soddisfatto di portarvi dei dati che sono, primo, realistici, due, oggettivamente raggiungibili con un minimo sforzo e una minima formazione, tre, sono l'esempio pratico di come si deve fare un asset allocation senza iperdiversificare in maniera eccessiva, che a volte non ha senso, e soprattutto non andare ad aumentare volatilità di portafoglio laddove già l'avete nei portafogli delle cripto. Questo è un asset che sta bene per chi è un investitore cripto, non sta bene per chi è un investitore old economy e basta, perché il settore delle cripto è stato importante nella mia scelta di questi tipi di strumenti. Se non avessi avuto tutti gli investimenti in cripto, sarei stato molto più speculativo lato stocks, ragazzi, va bene? Ma agganciato alla mia situazione delle cripto, questo lato qui mi continua a creare delle rendite e soprattutto mi ha dato un ottimo ritorno annuale che è assolutamente non dipendente dall'azionario. Questo significa che domani, nel 2024, dovessero crashare le azioni, io probabilmente performerò lo stesso, più o meno questa cifra. Quindi ricordatevi questa cosa e magari ci aggiorniamo a fine 2024 e vediamo quello che è successo. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi video e soprattutto queste tre strategie, fatene tesoro: rotational strategy in base all'analisi macroeconomica e quindi all'analisi dei tassi di interesse e di quelle che sono, che è la macroeconomia; momentum strategy, analisi ciclica, analisi tecnica; dollar cost average, che per quanto a me non piace per niente, ormai lo avete capito, io lo uso lo stesso perché ha zero impatto temporale sulla mia vita, ragazzi, e questo è importante perché a me serve per fare le analisi sulle cripto e su altre cose che invece mi danno un grande alfa in termini di speculazione. Va bene, per oggi è tutto, buon weekend e spero di avervi lasciato con un video strafigo. Ciao!